Oggi siamo qui a Niscemi, al municipio, perché abbiamo partecipato al consiglio comunale aperto convocato dal presidente del consiglio di Niscemi sulla questione del MUOS. Siamo in compagnia del comitato Mammeno MUOS, di cui la portavoce è Concetta Gualato. Volevamo chiederti in generale, visto che la questione del MUOS va avanti ormai da anni e quindi nello scenario politico sono cambiate più volte le figure e i governi, volevamo chiederti rispetto al nuovo governo insediatosi lo scorso 4 marzo, quindi a trazione Lega 5 Stelle, se avete notato dei cambiamenti rispetto alla questione del MUOS o se gli scenari sono rimasti in un certo senso gli stessi rispetto ai precedenti. Lo scenario doveva cambiare, infatti noi ci stiamo aspettando un cambiamento, ma il cambiamento lo attendiamo soprattutto, visto che è un governo pentastellato, lo attendiamo appunto dai ministri che il 5 Stelle hanno messo da solo. Il ministro della difesa, il ministro della salute, il ministro dell'ambiente, sono tutti e tre del Movimento 5 Stelle, di cui io ho avuto e ho ancora grande fiducia su questo movimento, perché sono stati personaggi che sono stati affianco a noi, hanno lottato con noi, sono venuti alle manifestazioni e soprattutto l'onorevole Trizzino è stato quello che ha portato alta la bandiera sulla lotta non MUOS. È stato il primo a ritirare le revoche che aveva autorizzato il presidente Crocetta e quindi da lì non ci ha mai abbandonato. Però oggi le cose sono andate molto a rilento, noi ci aspettavamo una tempestività maggiore e invece le cose non sono andate così e questo ci ha un attimino lasciato l'amaro in bocca. Ma stiamo attendendo che da un giorno all'altro appunto arrivano gli inviti. Gli inviti da questi ministeri dove noi dovremmo andare a raccontare le nostre ragioni. Ora, questi inviti il presidente Trizzino, l'onorevole Trizzino, si è esposto stamattina che finalmente a breve arriveranno. È uscito un comunicato da parte sua, quindi stiamo aspettando che a giorni ci arriveranno questi inviti per andare a parlare con i ministeri e andare a dire le nostre ragioni quali sono e del perché noi vorremmo dire il nostro impegno primario è la salute. Ci interessa avere un incontro con il ministro Grillo, perché lei è in questo momento il ministro della salute ed è lei che comunque ha appoggiato ed è venuta diverse volte nelle nostre manifestazioni per dire no al MUOS. Quindi io mi appello a lei, che il suo silenzio, come dicevo durante il consiglio comunale, mi offende perché non si è esposta, perché non ha detto nulla, perché dopo tutti questi giorni, perché da novembre che noi chiediamo un incontro, c'è ancora un silenzio tombale e oggi finalmente ha detto la sua, ci accoglierà a breve, a quanto pare, e quindi vedremo come si metteranno le cose. Ma in qualsiasi maniera, siccome il ministro Grillo è anche lei una mamma, e lei sa benissimo quali preoccupazioni viviamo in questo paese, io ho piena fiducia che metterà le cose nella maniera di tutelare il nostro paese. Sì, quindi se, secondo voi, secondo te, se è questo lo scenario che si prospetta davanti, cosa deve fare il popolo niscemese? Cosa può fare e deve fare l'amministrazione, rispetto allo scenario nuovo che si è dato? Allora, l'amministrazione, come non è mai successo, è unanime, non è mai successo. Questo bisogna dargli il merito. Non c'è mai stato un sindaco che si è esposto come l'attuale sindaco Conti. Un'amministrazione, come avete visto stasera, tutta presente, consiglieri comunali che tutti di comune accordo cercano di collaborare nel poter tutelare il nostro paese e quindi io penso che questa è una grande forza. Sì, i cittadini di Niscemi sono un attimino dormienti perché comunque in un primo momento sono stati molto attivi. Poi sappiamo benissimo che dalle denunce sono andate a scemare le cose e quindi oggi i cittadini di Niscemi sono presenti, però stanno sempre con un passo indietro. Grazie. Ringraziamo quindi il comitato Mammeno MUOS Sicilia e la portavoce Concetta Gualato. Grazie a voi. Grazie.